Insomma, alcuni devono lavorare per forza, ma quando invece si può, ecco, non lavorare, come sono i supermercati, che insomma proprio a Pasqua, dico almeno qualche volta durante l'anno, Pasqua, Natale, le grandi feste, che sono feste familiari, profondamente sentite dalla gente anche, no? E giustamente alcuni poi a Pasqua vanno magari in giro, no? Ecco, ma se c'è questo obbligo, chiaramente, ecco, si trovano in grosse difficoltà. So che i sindacati hanno protestato e io mi unisco veramente a questa protesta dei lavoratori, perché è giusto che abbiano la possibilità di godere anche un po' di vita familiare, il che non significa che non dobbiamo pensare che il lavoro non sia significativo, sia importante. È importante, però il lavoro quando si deve fare, c'è anche qualcosa di importante altrettanto, che è appunto la vita di famiglia, che è il tempo libero, che è la possibilità di offrire ad ogni persona tutto ciò di cui ha bisogno per crescere umanamente e socialmente anche. Quindi è una scelta questa, ecco, che personalmente non approvo, la Chiesa non approva, l'ha sempre detto, ma quest'anno in modo particolare, ecco, proprio nella festa di Pasqua, non mi sarei aspettato che a Torino ci fosse, ecco, questa corsa da parte di tanti così, ecco, supermercati, dico, no? A fare questo tipo di scelta. Ecco, credo che in questo modo, ecco, si dà un esempio, una testimonianza non valida e non efficace. Poi si dice costruiamo la pace, costruiamo l'amore, insomma, sono tutte cose astratte se non c'è l'esperienza concreta della pace, dell'amore, dell'incontro con i valori veri che non sono semplicemente quelli del profitto e dei soldi, ma sono altri, lo sappiamo bene, che, ecco, devono essere messe alla base della nostra società e del nostro futuro.